Amici lodatori del sole, bentornati. Io sono felice, come sempre siamo sulla rubrica Happy Gamer, secondo episodio della nostra serie su Divinity Original Sin. A brevissimo la videorecensione che sarà interpretata da Moi, quindi vi invito a vederla, a meno che non esca oggi, ma non credo uscirà nei prossimi giorni. E se non avete visto lo scorso episodio, vi invito ovviamente ad andarlo a fare. Perché siamo qui in questo dungeon che ci funge un po' da tutorial e dopo aver affrontato trappolozzi e trappoloni che ci hanno spiegato un po' come funziona questo bellissimissimo gioco, siamo arrivati a un punto. Oh mio Dio, cosa c'è? Bossone? Ma salve! Disturbato? Oddio. Allora, a living rat dares disturb the slumber of the dead. A thieving fool insults the sanctity of the grave, the bloodstone, the fighter. Where is it? E qui abbiamo diciamo delle domande, insomma. Cioè delle possibili risposte. Who are you? E mi sembra una buona domanda. Chi sei? In vita mi prendevo cura di questi territori sacri, li proteggevo dai profanatori, eccetera, eccetera. Distruggerò i traditori, eccetera, eccetera. Bloodstone? I know not what you mean. Va bene. Ok, vediamo cosa ci dice. Va bene, qui ci dice non abbiamo idea del tesoro, eccetera, eccetera. Ho incontrato un trio di persone sconosciute, vestite, eccetera, eccetera, all'entrata di questa tomba. Sembra che avessero una pietra preziosa nel loro possesso. E probabilmente parla di questa pietra che a quanto pare questo guardiano stava difendendo. Ok, sicuramente loro. I tuoi trucchetti non ti salveranno dalla tua retribuzione, ingannatore, eccetera, eccetera. Vattene o finirai o morirai presto. I'll take my leave. Vattene se scappa se vuoi, eccetera, 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 eccetera. Pronti, ragazzi? Pronti a combattere? Ok, vediamo un po' cosa succede. Allora, vediamo un po'. Io direi di usare la stessa tecnica di prima perché era OP, quindi usiamo il nostro olio. Guardate, ui! Gira, 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 il mondo gira. Ok. Questo punto, così magari se viene avanti riusciamo anche un po' a prevenire. Perfetto, guardate la nostra chiazzazza d'olio. E direi che possiamo anche lanciargli un colpetto nel frattempo. Ok, che ne dite? Un attacco base. Oddio, l'abbiamo incendiato. Ah sì, perché mi sa che ha proprietà di fuoco questo attacco base. Eh sì, fire damage. Eh sì. Oddio, siamo riusciti a fare la wombo combo, avete visto, in un solo turno. P. Ok, allora noi non possiamo avvicinarci, quindi direi che ci diamo un potenziamento, che è questo. No, è questo qua, il solito potenziamento. Scusate, abbasso un attimo il microfono, ok? Ok, diamoci il potenziamento. Perfetto, musicone epico sotto. E ok, ovviamente finiamo il turno. Oddio, ma aveva un amichetto lì. Due amichetti. Oddio, mi ha fatto un bel po' di danno. Mi ha fatto un bel po' di danno. Vedo che lei già non era messa benissimo. Ok, vediamo un po' cosa si può fare. Direi che potremmo evocare il nostro spider in modo che ci aiuti un po' a combattere. E direi che lo mandiamo qua. No, qua ci mandiamo Asuna. Mentre noi ci concentriamo qua. Vieni, risorgi dalle tenebre delle tue ragnatele. Oh, funesta creatura, mostrami la via per la vittoria. E loda il sole, loda il sole! Ok, scusate, un attimo di pazzia. Ok, non c'è rimasto nulla da fare. Direi che proviamo a spostarci un attimo magari qua. Così lui lo costringiamo a rimanere lì nella pozza. Ok, adesso con ragno attacchiamo questa. Ok, vai. Oddio, Madonna mia, se l'hai mangiato! Che bello sto gioco! E ci spostiamo verso il nemico in modo che i danni li venga a prendere il ragnazzo. Guardate com'è fiero. E non noi. Allora, la tipa. Non so se ci arriviamo fino lì per attaccarlo. Proviamo. Oh mamma mia! Oddio,
Oh mio Dio, ragazzi, stupendo. L'abbiamo disintegrata a dire poco. E riusciremo anche a attaccare lui, però non vorrei andare a fuoco. Quindi facciamo così, ci allontaniamo. Così quello lì non viene a disturbarci, che abbiamo poca vita. E lasciamo che sia... Se colpisce il ra... Coppi, complimenti, hai attaccato il mio pet. Sei OP. E direi che te lancio una palla de fuoco. La vuoi una palla de fuoco? Esploso proprio. Oddio. Oddio il fantasma. E no, è vivo ancora il ragno. Ma quanta vita che ha il ragno. Oddio, quindi cosa possiamo fare? Vediamo. Posso evocare un altro ragno? Oh mio Dio. Ah, oddio, davvero? Vi prego. Ah, peccato. E pensavo che durasse... Che durasse, insomma, un po' di più. Quindi... Palla de fuoco. Quindi palla de fuoco. Palla de fuoco! T'ho shottato. Basta. Allontanati, stai dietro al ragno in modo che i danni li prenda al ragno. E ora me la mangio. E mo te magno. Yam! Mamma mia. Bella, bella. Non era abbastanza facile come battaglia. Facevano più danni gli arcieri, però... Bello, bello. Mi è piaciuto. Allora, vediamo un po'... Vediamo un po' gli item. Aged Leader Armor. Leather, scusate. Perché non la raccolgo? Ah, ok, aspettate. No, ragnetto! Don't die, Stunning Arrow. Le prendiamo e basta. Ma vediamo un attimo se le cose che abbiamo ottenuto ci possono... Ok, no, Ranged Weapon. Più che altro ero interessato all'armatura. Ok. Posso equipaggiarla? No, perché richiede 6 di Dexterity. Vediamo un attimo se ad Asuna può tornare utile. Neanche a lei, perché appunto Dexterity non... Non può, insomma... Non abbiamo ancora il livello necessario. C'è qualcosa qua dentro? No. Però qua sì. C'è una tomba. Here lies Master Rajiquin's first apprentice, killed by a fallen corpse. Ucciso da un corpo in caduta? Perché? Beh, per dire per spirito di tutto, andiamo a sentire un attimo anche cosa dice qua. Here lies Master Rajiquin's second apprentice, killed by Dio. Perché? Ucciso... Dalla morte. Ok, usciamo. Oh, sì, spostiamo, please. Oh, non la sopportavo più quella roba qua. Ok, andiamo. E da che parte si è? Ah, di qua. Ok. Ok, scusate un po'. Così, in mezzo al fiume. Ah, lodo il fiume. Non è vero. Ok, proseguiamo, ragazzi. Andiamo di qua. Usciamo magari qua dalla fiumana. Questa parte cosa c'è? Ah, guardate, il punto dove eravamo entrati. Si saliva di qua. Facevano i giri giocondi e si arrivava qua. Fare la telecamera che io detesto. Poi qua c'è della people qua. Salve. Allora, you can bear with almost all characters using the diamond icon, ok. Quindi cose, informazioni, scambi, eccetera. Allora, qui abbiamo il signor Junius che è ubriaco. Quindi attenzione. E il signor Bibius che è ubriaco anche lui. Signor Bibius e signor Junius ci ha dato della orc scam, quindi tipo della spazzatura orchesca. Vediamo un po'. Calmatevi, Hic. Junius, non sembrano orchi, ma va. Non un singolo corno in vista, ma va. Esperto proprio, dicono. Trattieni la tua lingua, lo farai, eccetera, eccetera. Non sei mai troppo attenti, dove abbiamo giurato di proteggere Sisal. Che minchia siete? Ditemi che siete. Siamo legionari, certo. La ricerca di orchi che vogliono attaccare dal mare, eccetera, eccetera. Liberatori di liquore, anche liberatori di liquore, vero? Lol. Un po' ubriachi, eh. Ok.
Quindi non siete liberatori. Sembra che vi siete divertiti con un drink o due. Direi invece... diciamo proprio così. Ok, eccetera, eccetera. Demon Hunter. Niente di particolare. Parole nobili per un cane da guardia, eccetera, eccetera. Ok, stanno dicendo più che altro cose insensate. Legion Smoto, ok. Va bene così. Hold on, no, non così velocemente. Potresti non essere un orco, ma questo non significa che ci fideremo di uno straniero che gira vagabonda per la nostra spiaggia, che ci assicura che tu non sia una spia. Questo è un dialogo cooperativo. Ti permette quindi di promuovere la discussione tra entrambi i personaggi. Forza. I'm taking you to the wizard. Scusate, ti tirerò fuori la... ti strapperò la verità, diciamo, in un modo o nell'altro. Cioè, ti porterò dinanzi al mago. Non so a chi si riferisce con questo mago. Il mago, hai detto, mi sembra buono, facci strada. Non ho bisogno di una guardia, specialmente se è ubriaca. Ah, va bene, facciamoci scortare da questo mago. D'accordo, wizard is bound to know, eccetera, eccetera. C'è bisogno di scaldarsi, ok. Quindi? Dove vai? I comandi ancora mi sono un po' oscuri. Poi niente, ci fanno proseguire tranquillamente, ragazzi, quindi andiamo. Ah no, ci stanno seguendo. C'è qualcosa? No? Qua ci sono delle... boh, farfalle, api, barra non so cosa. Sì, questo sappiamo già che possiamo spostare i container, non c'è bisogno. Questo non ci serve, è inutile, fa schifo, non lo voglio. Cos'è? Sembra... il Re Leone. Imawamawe. Orchi? Sì, ci sono degli orchi. Andiamo a vedere. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Andiamo a vedere un po'. Non riescono a colpire un orco. Guardate, li stanno missando tutti. Aia. Oddio, qua c'è uno sciamano. Qui c'è uno sciamano, questo è un orco, una giovane truppa orchesca. Ok, quindi. Oh, aspettate. Qua c'è un barile infiammabile, attenzione, non posso assolutamente evitare di fare questo. Vabbè, questo chi è? È un Black Cultist, non è nostro amico, chi se ne frega. Può morire tranquillamente, morirà di fiamme probabilmente. E ci spostiamo qua. Prima che ci arriva un colpaccio in faccia. Con la tipa invece facciamo questo. Mamma mia. Non si alza più? Ha qualche possibilità di... esatto, 50% di probabilità di mettere KO il nemico, perfetto. E ci spostiamo un pelino, quel poco che possiamo. Questo lo vedo male. No, anzi, mi sa che lo accoppano. Proprio tranquillamente, senza problemi. Vanno anche dall'altro, proprio impavidi. Lo missano. Ok, questo qua lì in morte proprio... Allora, potremmo evocare il nostro friend qua. Di al bordo proprio. Eccolo lì. Il nostro best friend che... lo manderei a... quello qua è morto nel frattempo tra le fiamme. Lo manderei a mangiare questo, va. Fai un bello spuntino. Gnam. No, come fai a missare un orco mordendolo, dai. È incredibile. Possiamo riprovare? Non abbiamo action point, quindi niente. Tornando a noi, direi che di 3 ci bastano. Quanti? 3, no, 4. Quindi possiamo solamente attaccare.
Non è un gran danno, ma... Però due spadate meglio. Ci spadate meglio. Ah, ma questo era ancora vivo. Si era defilato qua. Continuano a mancare l'orco. Vorrei notare come siano dei pessimi lodatori del sole. Cioè, proprio... Ho guadagnato un livello. Premi per accedere alle tue abilità. Non è proprio il momento migliore, ma direi che me ne fregherò e lo farò lo stesso. Allora, ho un punto che posso spendere in una di queste caratteristiche. Allora, vorrei assicurarmi che forza influenzi solo l'attacco fisico. Ok, sì, ok, perfetto, anche il peso. Dexterity, no, ovviamente intelligenza, costituzione, la vitalità, perfetto. Iniziativa e perception. Iniziativa, gli starting point, detect traps, eccetera. Ok, direi che magari puntiamo un attimo su... Non lo so, ma mettiamo un punto in costituzione, dai. Che aumenta un po' la vitalità. Qua, abilità. Cos'è qua? Difesa. Ah, ok, sono le sezioni dedicate all'abilità. Vediamo, quelle che abbiamo più... abbiamo maggiormente specializzate sono queste, skill e defense. Allora... Ah, ok, queste vanno a influenzare le magie anche che andremo ad imparare. Ok. Livello 2 per imparare 5 geomancer. Witchcraft spell. Beh, niente, magari, boh, proviamo con qualche spell di aria. Proviamo. Andiamo a vedere un po'. Vediamo un po'. Talenti, niente. Tratti, nulla. Boh, niente di particolare. Possiamo... Asuna anche salita di livello. Asuna. No, Asuna non si sa. Ok, torniamo a noi. Sto comandando, ok, il mio amico Fade. Perciò direi che con una palla di fuoco forse lo uccidiamo. Proviamo. Però non vorrei attaccare... Non vorrei attaccare Asuna. Perciò direi che andiamo con l'attacco normale. Vai. Abbiamo tolto praticamente il nulla eterno. Mi sposto. E mi prendo un colpaccio sulla schiena. E qua non c'è più nessuno. Sono tutti morti. No, c'è questo. C'è questo e verrà mangiato. Addio. Dai, perché miss? Allora, Asuna, io direi che la tattica ora è... Ti colpisco. Dai, ti colpisco un'altra volta e ti ammazzo. Non è vero perché non ho punti, quindi spostati. Bravo, colpisci il ragno, mi raccomando. Il ragno che ha più vita di me, praticamente. Ce la fate a uccidere... Qua c'è il bug. Ce la faranno a uccidere questo, no? Addirittura. Cos'è, proprio... Così. What? Vabbè, senti. È morto. Guardate quanta vita ha. Incredibile. Incredibile. Allora, io vorrei che morissi. Pensi sia possibile? Ok, grazie. E devi morire male. Oh, finalmente. Bye bye. Chi è che è rimasto? Ancora vivo sei? Tu sei salita di livello? Sì, perfetto. Allora, a te facciamo salire costituzione perché hai poca vita. Velocemente. Qui in defense faccio armor specialist. Penalty, ok. Trovi a respiro a status. Qui. Ok, direi che invece qua... Vabbè, queste stesse cose. Personalità, carisma, leadership. Ah, weapon, ok. Facciamo quindi in single-handed, perché probabilmente emetteremo poi anche uno scudo. Quindi va bene così. Perfetto. Spostati qua e finisci il tuo turno. Tu ancora qua a sparare cose, sei? Oh, ce l'avete fatta.
Perfetto, il nostro timer. Very curious. And how very disquieting. Very disquieting. Ciao ragnetto. No, non morire, Plox. Vediamo se c'è qualcosa qua. Fatemi usare Feidolo, però. Grazie. Qua c'è qualcosa? No. Qua c'è un Arbor Gate. Ah, giusto, gli item. Vediamo se c'è qualche item da raccogliere. Allora, qui c'è una spada. Che... quattro action point. Non sembra essere molto conveniente, quindi la lasceremo perdere. Però la minor healing potion me la prendo, ok. La spada no, grazie. Non passare nelle fiamme dell'inferno. Magical armor potion la prendo, perché non si dice di no. Perfetto. Questo Black Bill Polyarm, Fire Staff, no, direi che non conviene. Qua, vediamo se c'è qualcosa. Abbiamo trovato della, una tazza d'acqua, attenzione, ma per piacere. Possiamo parlare con questo. Oh, ciao, allora. Ok, qua ci ringrazia, ci dà il benvenuto nella legione. Dimmi qualcosa su di te, sono un pro dei legionari, eccetera, eccetera. Cos'è successo? Questi orchi... Sì, insomma, se li ritrovano dappertutto, insieme ai loro sciamani, che li lanciano fireball dalle navi, insomma. Potrebbero avere bisogno di aiuto, eccetera, eccetera. Ma siamo sotto stretto ordine di non abbandonare il nostro avamposto, eccetera, eccetera. È vero, perché c'era un umano a combattere con gli orchi? Probabilmente un traditore, la pazzia, un uomo in mezzo agli orchi, eccetera, eccetera. Una sorta di magia, magari, insomma. Ok. Qua c'è qualcosa? Nada. Oddio. Ok, entriamo qua. E vediamo un po' cosa. Oddio, ok, vediamo un po' qua. Cos'è questo casino, eccetera, eccetera. Il signor Aru. Abbiamo dovuto affrontare un altro insomma attacco degli orchi. Ok. Posso giungere a una sola conclusione, i Source Hunters sono arrivati, infatti. Siete benvenuti, eccetera, eccetera, con un bellissimo bicchiere di latte freddo ghiacciato in un giorno caldo, va bene, insomma. Sono Aro, al tuo servizio, mi è stata richiesta... it was a request... Ok, ho richiesto la vostra presenza in questa città piena di problemi. Il capitano Aureus, comandante della legione, insiste che io continui a vedere fantasmi, che continui a vedere tutto, sia cieco a tutto fuorché i non morti, insomma. Riguardo l'assassino del Counselor Jake, perché sei convinto che che sia stata usata la magia? Vediamo un po'. Dice che può avvertirla, insomma, che è quasi sicuro che sia stata utilizzata. Scena del crimine. Puoi trovare nella King Crab Inn, sulla strada, la scena del crimine. La legione ha la posta sotto la sua guardia. È vero, qua parla ancora che erano guidati da un umano. Un umano, hai detto, veramente? Una sorta, dice, di cucciolo guidato da un branco di lupi. Ha sentito delle voci riguardo a... Esatto, delle sorte di sette alleate con gli orchi. E infatti anche qua suona un po' strana la faccenda. Qual è esattamente il problema che avete con i non morti? Sono la minaccia principale di Saizial. Insomma, è da un po' di anni che hanno a che fare. Insomma, hanno un po' di problemi.
La legione ha fatto un buon lavoro, ma comunque la sua ballista infusa di magia. Qualcuno è responsabile della loro uscita, insomma. Ok, i necromanti sono al lavoro. Ma chissà in realtà, insomma, cosa nascondono. Da quello che ho visto e sentito, non è la prima volta che avete problemi del genere, insomma, con gli orchi. Sfortunatamente, questo è assolutamente corretto. L'avanzata degli orchi, eccetera, eccetera, non hanno mostrato nessun segno di ritirata. Parla di una cava con una reputazione poco favorevole da parte del Waterfront, insomma. Forse c'è un tesoro di pirati, chi lo sa, insomma. Poi sono contento di avervi incontrato, sono certo che avremo molto di cui parlare, visitatemi quando volete. E anche, ecco, ha, diciamo, messo a punto un workshop perfetto, quindi questo ricordiamocelo. Va bene, perfetto ragazzi, qui abbiamo nuove informazioni nel nostro giornale di bordo, diciamo, ma di questo parleremo nel prossimo episodio, perché per questo direi che è tutto, e niente, mi raccomando, continuate a seguire la rubrica, continuate a commentare, e guardate la mia video recensione appunto di Divinity nei prossimi giorni, domani, dopodomani, insomma in questi giorni, commentate anche lì, mi raccomando, e niente, qui da Felice Every Eye, la rubrica Epigamer è tutto, e... Bye bye! Guardate il sole!